spagnola, è tutto pronto. La gru gigante dinanzi lo specchio d'acqua distante la rotonda di Diez si porta a casa una 45 del team Emirates. Oggi la Coppa America ha disputato la sua prima gara, ma si è conclusa in anticipo la prima giornata perché il libeccio e le condizioni del mare hanno spinto gli organizzatori a sospendere la terza competizione e quindi sono andate in scena lungomare e Caracciolo soltanto due gare che hanno visto raccogliere l'entusiasmo dei napoletani e si sono concluse con la vittoria al primo posto sia per il punteggio nelle due gare sia per la velocità di questo team Fly Emirates.